Questo accordo in discussione oggi vede la nostra più ferma opposizione, per i motivi che andrò a spiegare. Come tutti gli accordi di questa tipologia, l'accordo Italia-Somalia presenta elementi in comune con tutte le zone calde del globo, in cui ci sia coltivazione, lavorazione e trasporto di petrolio. Come al solito, in un lembo di terra d'Africa, tra i più poveri al mondo, si siglano accordi di fornitura di armi con l'ennesimo esercito di facciata, addossando i costi al paese beneficiario e per difendere gli interessi dell'economia internazionale, una storia trita e ritrita. L'accordo in questione riguarda l'addestramento e la fornitura di armi all'esercito somalo, ad un governo appena uscito da una fase di transizione, senza avere la minima garanzia che il flusso di armi non cada nelle mani sbagliate o che, rimanendo in quelle giuste, non costituisca strumento di oppressione per il popolo somalo. Inutile nascondere che questo accordo non riguarda due stati sovrani, ma uno stato sovrano e i clan di turno. Nonostante Mahmoud, volto nuovo della politica somala, stia cercando di migliorare la situazione politica e combattere il terrorismo, è una battaglia persa in partenza. Nell'ultimo rapporto 2015, Human Rights Watch indica chiaramente come nell'impeto della lotta al terrorismo le forze governative abbiano poco o nessun riguardo per i civili, spesso coinvolti negli scontri armati, e che tra le forze regolari somale sono in uso pratiche di violenza sessuale, omicidi ingiustificabili, torture ed arresti di massa. Anche qui, signor Presidente, bisogna prestare la massima attenzione. Se combatti il male, se vuoi isolare il terrorismo, non puoi essere più efferato dei terroristi. Dopo Parigi e soprattutto dopo i fatti di Bamako in Mali, questo accordo assume davvero un significato diverso. A meno che non accada che vengano date volontariamente armi ai terroristi dell'ISIS o di Al-Shabaab, cosa a quanto pare abbastanza frequente al giorno d'oggi, il miglior modo per fargliele pervenire è armare uno Stato appena nato, in una zona di guerra permanente, con continui conflitti tra le varie fazioni, conflitti ai confini e assoluta assenza di servizi sociali. È inutile, signor Presidente, fare minuti di silenzio per le vittime, quando non siamo certi che le nostre azioni non abbiano favorito gli assassini. Dopo l'aereo russo abbattuto sul Sinai, dopo l'attentato a Beirut, dopo Parigi, dopo Bamako, c'è bisogno di un cambio di rotta, c'è bisogno di dire no a questi accordi pericolosi, su cui non abbiamo alcun controllo. Non avremo invece alcun problema ad affrontare i veri problemi del popolo somalo. Sarebbe auspicabile una cooperazione con il governo somalo riguardo al controllo della pesca illegale sulle coste, come richiesto dal suo presidente più volte, da parte di grandi compagnie che con la scusa del vuoto di potere sottraggono risorse ad un paese al limite della carestia. L'Italia collabori col governo somalo nella missione antipirateria, per estenderla anche alla pesca di frodo in acque territoriali somale, e su questo noi firmiamo subito. Il popolo somalo è ormai sfiancato, affamato e impaurito, disperso tra enormi campi profughi, economie e sussistenza e città senza servizi. Il 20 luglio 2011, mentre i nostri paesi democratici si occupavano di primavere arabe, facendo più danni che altro, tra l'altro, come in Libia, l'ONU ha dichiarato l'area meridionale della Somalia colpita da una grave carestia, dovuta ad un eccezionale periodo di intensa siccità, e che ha stremato almeno 10 milioni di persone, devastando i già fragili legami sociali e aumentando il banditismo diffuso e l'islamismo estremista di Al-Shabaab. Con le missioni internazionali in corso, l'aver permesso che il popolo somalo morisse di fame è un crimine oltre che un'enorme vergogna anche per noi italiani ed europei. La Somalia, invece di essere pacificata da anni di missioni internazionali, è divenuta focolaio di terrorismo, in linea con tutti i contesti internazionali in cui ci cimentiamo come portatori di democrazia. L'accordo in discussione è un altro tassello di questa guerra infinita ed è tempo di prendere atto di questa situazione. Gli interessi occidentali scatenano conflitti interminabili, questo è ormai un dato acquisito,
facendo litigare fra loro i clan che lottano ora per la loro indipendenza oppure per l'egemonia su altri clan che, forti dei vantaggi con i partner stranieri, scatenano ulteriori conflitti alimentando un'interminabile spirale di violenza. Il governo somalo, con questa poca indipendenza rimasta, ha più volte denunciato operazioni di truppe speciali, tra cui quelle francesi, che operano nel paese senza alcun tipo di autorizzazione da parte di giovani istituzioni somale. Le truppe dell'Unione Africana si sono inoltre rese responsabili di innumerevoli episodi di violenza sulla popolazione civile, come dimostrato da diverse recenti inchieste, senza che nulla sia stato fatto per punire i colpevoli. Inoltre, dal 2011 la legge civile è amministrata dalle corti militari, che giudicano i civili anche su reati non militari, senza che gli imputati abbiano diritto alla difesa. Non è questa la sede per immaginare una politica diversa in Somalia, e non siamo noi, ma i somali, a doverlo fare. Il Movimento 5 Stelle non può certo avallare accordi di questa tipologia, poiché ritiene questi ultimi responsabili del procrastinarsi della violenza in una spirale senza fine. È tempo, signor Presidente, di invertire la rotta, considerando le implicazioni delle nostre azioni, anche in virtù del nostro passato coloniale, e prendere atto che agire in un'ex colonia rappresenta un conflitto di interesse insormontabile. Se l'Italia vuole fare di più per il popolo somalo, prende in considerazione una diversa politica di accoglienza dei profughi, velocizzando le procedure e soprattutto osteggiando accordi di questa natura, che non sono altro che benzina sul fuoco di un conflitto interminabile. Grazie.